Dopo il voto su Salvini, oggi quello su Toninelli, e anche in questo caso l'Aula si pronuncia contro le due mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, presentate da Forza Italia e Partito Democratico, sull'alta velocità Torino-Lione. Ma sono orgoglioso di quello che ho realizzato come Ministro e che abbiamo portato avanti come Governo, e rifarei tutto senza esitazioni. Maggioranza compatta anche alla Camera, dove, ottenuta la fiducia, incassa il voto finale sul decretone contenente reddito di cittadinanza e quota 100, mentre persistono le divisioni nel governo sullo sblocca cantieri, nonostante il via libera parziale del Consiglio dei Ministri di ieri. La mediazione è stata già fatta ieri, adesso si tratta soltanto di curare alcuni dettagli tecnici e ci siamo presi qualche giorno per rifinirlo. Divisioni che riguardano anche la TAV, e domani è previsto un incontro a Bruxelles tra Conte e Macron. Ma quello di oggi è il giorno della bandiera d'Europa, dopo l'appello dell'ex presidente della Commissione Prodi di appendere il vessillo dell'Unione nelle finestre per ricordare che solo uniti si può sopravvivere.